Gli errori accadono e i saggi sanno che è così che impari, inciampare, cadere e rialzarsi. È il ciclo dello sviluppo umano, dall'infanzia fino all'età adulta. Quando commetti un errore, dimentichi rapidamente tutte le vittorie e le lodi che ti sono state fatte, nel corso degli anni, e l'unica cosa che ti rimane è questo senso di disagio e di sconfitta. Quindi siediti, fai un bel respiro profondo e prendi in considerazione queste 10 cose che puoi fare quando sei arrabbiato con te stesso a causa degli errori che hai commesso. 1. Ricorda che sei umano, tutti commettono errori e lo farai anche tu, lo fai anche tu. Una volta che ti sei reso conto che fai parte di questo nutrito gruppo imperfetto chiamato umani, ti sentirai assolutamente meglio. Quindi qualunque errore tu abbia commesso prima e qualunque cosa farai in futuro, ricordati che questi errori ti aiuteranno a crescere. 2. Controlla la tua rabbia. La rabbia è un'emozione preoccupante perché offusca il tuo giudizio. Devi imparare a gestire la tua rabbia, ammettendo anche ad alta voce se vuoi: guarda, sono arrabbiato con me stesso, aiuti il tuo stato d'animo a recuperare. Non farla crescere. Gli errori sono gestibili, ma la rabbia sfrenata non lo è. 3. Sfogati. Un modo per diffondere la rabbia è proprio sfogarsi. Non c'è niente di più liberatorio che condividere come ti senti con il mondo. Però fai attenzione perché sfogarsi sui social non è un'idea saggia. Può far deragliare la tua vita se ti arrabbi con qualcuno o addirittura indulgere in uno sfogo autoironico. Invece, trova una fonte affidabile con cui sfogarti. Potresti anche scrivere il tuo sfogo su un diario. Scrivere come ti senti e cosa hai imparato da questa esperienza non è solo un ottimo modo per smaltire la rabbia, per sfogarti appunto, ma ti dà un posto dove conservare le emozioni per quella che potrebbe poi rivelarsi una riflessione successiva. 4. Alzati e muoviti, fai una passeggiata. Passeggiata veloce, corri o considera di pulire l'armadio o il garage. Occupare mente, corpo e anima con un'attività produttiva è il prossimo passo logico per liberarti da questo fardello. Non c'è niente di più liberatorio che allenarsi e produrre una sana sudorazione. Scoprirai che l'attività fisica diffonderà istantaneamente la tua rabbia, il tuo senso di rabbia e che anche, questo possiamo dircelo, un picco di endorfine ti darà chiarezza. Una volta che hai trovato un modo sano per esercitare la tua adrenalina, sei pronto per esaminare cosa è andato storto e come puoi gestire meglio le cose la prossima volta. Non quando sei pieno di rabbia. Quando sei pieno di rabbia non riesci, non sei lucido, non puoi analizzare nulla. Sempre per poter analizzare bene, chiedi consiglio agli altri. 5. Quando sei arrabbiato o hai a che fare con un'emozione accresciuta, il tuo giudizio è offuscato. Perciò non esitare, non indugiare. Chiedi consiglio ad un amico, ad un familiare o addirittura ad un professionista. Ti sapranno ascoltare e saranno anche di aiuto per superare la rabbia. Potrebbero anche offrire dei consigli su come potresti cambiare e migliorare, soprattutto se ti conoscono, potresti gestire questo autorimprovero. Non dimenticare che non è un segno di debolezza cercare un aiuto professionale, soprattutto se la rabbia è una reazione continua che si verifica ogni volta che ci sono delle battute d'arresto. Un counselor, un coach, non dimenticare che sono addestrati per aiutarti a portare alla luce la radice di tali emozioni e aiutarti a esplorare il motivo per cui vengono attivate. Andando avanti col tempo, scoprirai di avere le capacità per gestire meglio le tue emozioni e esplorerai anche percorsi alternativi e più ponderati quando si verificheranno nuovi errori. 6. Sabota il tuo critico interiore. Non lasciare che gli errori diffondano quella voce interiore che ti dice non sei abbastanza bravo. Mentre ti chiederai se è vero o no, anche solo per un momento o due, vedrai che crederai al tuo critico interiore. Perciò fermati dall'andare giù per quel pendio scivoloso che ti porterà all'essere vittima. Cedere al tuo critico interiore può fermare i tuoi progressi. Soccomberai al dubbio e ti chiederai sempre se ci provassi di nuovo, se si verificasse di nuovo, che risultati produrrei. Cadi così in un circolo veramente vizioso. Quel tipo di paura paralizzante non ti porterà da nessuna parte. Invece ricorda le parole dei tuoi consigli e della tua saggezza interiore. Gli errori accadranno, quindi ammettili ad alta voce. Accoglili. Ho fatto un errore. Sono arrabbiato con me stesso perché ho fatto un errore.
Detto ciò, parcheggia quel sentimento lì, spegni il motore e vai via. Non lasciare che il dialogo interiore diventi troppo dispendioso, impreciso e autosabotante. 7. Impara dai tuoi errori. Vorrei che tornassi all'idea che gli errori accadono e che accadono per un motivo, in modo che tu possa imparare cosa non devi fare. Fermati ed esplora dove si trova la lezione. Qual è la cosa che non farai andando avanti? Cos'altro hai portato via? Cos'altro hai imparato? Forse ci sono persone con cui devi parlare per appianare le cose. Potrebbero esserci alcune correzioni di rotta che devi apportare per andare avanti in una direzione più positiva. Quindi fermati un attimo su questo punto. 8° punto. Prenditi del tempo per stare con te stesso. Come? Esercizio? Ripristino di alcune cose, relax, distrazioni sane, sono soltanto alcuni degli accessi ad uno spazio mentale migliore. Troppo spesso crediamo che il modo migliore per superare qualcosa sia tornare a rivivere velocemente dimenticando l'errore, mentre questo funziona per alcuni, per altri non funziona. Altri hanno bisogno di tempo e spazio per sistemare le cose. E poi andrà tutto bene. Quindi separati dalla situazione per un po'. Fare una pausa per la tua salute mentale può fare miracoli, può purificare il tuo spirito, potrebbe anche darti una maggiore chiarezza. In questo momento potresti essere troppo vicino agli errori per avere una prospettiva chiara. Ricorda, va bene fare un passo indietro per un po' e schiarirti le idee senza sentirti in colpa per aver preso tempo per te stesso. Ecco, mi raccomando, senza sentirti colpa. Questo ripristino mentale metterà un po' di spazio tra te e gli errori, in modo che tu possa tornare rinfrescato, riposato, in uno stato migliore per fare un passo avanti. E fare un passo avanti vuol dire andare avanti. 9. Pratica le abilità di rilassamento. Respirazione profonda, yoga, meditazione possono veramente fare miracoli per aiutarti e rilassarti, e possono anche ridurre le emozioni intensificate. Esattamente come l'esercizio, potresti scoprire che questa forma di rilascio e ripristino non solo ti aiuterà a superare la tua rabbia, ma ti aiuterà anche a schiarirti le idee e ripristinare la tua fiducia. Questo potrebbe anche essere il momento per costruire la tua pratica di rilassamento personale. Così la prossima volta che commetti un errore puoi entrare nello spazio della tua pratica di guarigione e riparazione, e in questo spazio potrai calmare la mente, il corpo e l'anima. 10. Perdona te stesso. Errare è umano, perdonare è divino. Sappiamo che questo è vero, ma non sempre riusciamo a praticarlo. Il perdono è la vera guarigione. Probabilmente hai sentito molte storie su come questo processo ha aiutato le persone a venire fuori da luoghi oscuri della mente, incluso il recupero dalla malattia. Ecco, il perdono è potente. Perdonati, è l'unico modo per andare avanti. Quindi io ti lascio con questa sfida finale, chiedendoti, fatti questa domanda: come posso passare da sono arrabbiato con me stesso a mi perdono? In conclusione, concludendo, sperimentare una o tutte queste strategie di cui abbiamo parlato può aiutarti ad abbreviare il perdono tra un errore e il momento, un momento di illuminazione. La considerazione più importante, quella che non devi dimenticare mai, è che sei umano, ma non dimenticare inoltre che hai persone accanto a te che credono in te, hai risorse per supportarti e hai un'opportunità d'oro per imparare ed andare avanti. Questo è tutto ciò di cui hai bisogno per rendere il tuo domani migliore, e rendere il tuo domani migliore è utile perché rende il tuo futuro migliore. Calipè.